Buonasera, mi presento, sono Massimo Pasini, abito praticamente da sempre. Ho avuto modo di praticamente incontrarmi per la prima volta, diciamo, con questo edificio, con la Villa Carlato, nel 1990, in occasione praticamente di un esame universitario, un esame di disegno e rilievo. Eravamo praticamente un gruppo di quattro persone, tutte di più o meno rocchette, e abbiamo avuto modo di capire, di approfondire un po' le peculiarità di questa villa. Ecco. Questo che vediamo è praticamente lo stemma della famiglia Carlato che è all'interno del porticato della villa. C'è tutta una serie praticamente di affreschi dove compare appunto anche questo stemma. E questo serve per capire un po' le origini dei Carlato, per capire chi sono. Allora, tutto nasce nell'anno 1004, quando praticamente l'imperatore Enrico II di Sassonia scendeva in Italia per praticamente l'incoronazione e per far praticamente valere la sua autorità sui territori. Al seguito appunto dell'imperatore c'era un capitano, Giovanni Verla, originario appunto della città di Verla in Sassonia, che coincide con l'attuale Verlaburgdorf, e fissò praticamente la sua dimora presso Vicenza nei territori di Villa Verla, da cui poi discende anche appunto il nome che viene dato appunto a Villa Verla, discende proprio da questo capitano, e acquisisce inoltre dei terreni sulle praticamente adiacenze di Vicenza, fra cui Fanè, Tiene e altri territori. E oltre a questo stemma troviamo anche tutta un'altra serie di affreschi, e c'è anche questo stemma che appartiene alla famiglia Loschi. E non si capisce bene che tipo di legame potessero avere. Ci sono delle ipotesi, si fanno delle supposizioni, però il fatto che appunto questo stemma compaia e sia all'interno dei cicli di affreschi sta ad indicare che c'era un legame stretto fra praticamente le famiglie, tra la famiglia Verla e la famiglia Loschi. E, ecco, questa è una mappa che praticamente è tratta da una tesi di laurea del 1996 di una nostra concittadina, Marcella Sala e Luca Cavedonici. E qui praticamente vediamo comparire il fabbricato, e quindi possiamo in questa mappa già avere un'idea di quella che praticamente era la posizione della villa in questo periodo storico. Siamo nel 1606. Le origini della villa. Allora, un primo documento storico è del 1544, e successivamente nel 1563 c'è un ampliamento del fabbricato della villa, con praticamente l'aggiunta di una casa e di un fienile. Nel 1567 abbiamo un'iscrizione che compare nel caminetto al primo piano della villa. Quindi si suppone che il periodo di costruzione coincida tra il 1563 e il 1567. Gli affreschi che poi vedremo solo all'interno appunto della villa, si suppone siano appunto di questo periodo storico, degli anni tra il 1570 e il 1580. Andiamo avanti. Questa è un'altra mappa che indica praticamente una mappa di catastro austriaco del 1830, per la precisione,
in cui vediamo raffigurati grosso modo l'impianto attuale che abbiamo della vita, praticamente le parchesse con la vita principale, la vita attuale. E andando poi avanti, questa invece è una raffigurazione del grosso modo del 1980, in cui vediamo la rappresentazione delle barchesse che in quel periodo, in quegli anni, sono state modificate praticamente segnando le colonne che abbiamo marmore, e quindi è stato abbassato e modificato pesantemente, diciamo, quello che è il prospetto e l'impianto del fabbricato. Ah, c'è da dire poi che nel 1990 c'è stata la posizione di un vincolo da parte della soprintendenza per i beni culturali, e quindi è una cosa importante, insomma, da questo punto di vista. Andiamo avanti. Ecco. Qui vediamo la facciata denota possiamo vedere appunto un disassamento dei piani, cioè in pratica abbiamo il pian terreno dove sono visibili questi sei archi a tutto sesto con le colonne toscaniche, e la parte superiore risulta leggermente disassata. È una cosa abbastanza strana, abbastanza inusuale, perché generalmente si cercava di rispettare un po' quella che è la simmetria degli edifici. Questo denota probabilmente il fatto che il fabbricato non fosse in realtà stato, come dire, eseguito da qualche architetto famoso o che avesse delle condizioni specifiche nella materia compositiva, ma probabilmente l'opera è ascrivibile più a come dire, l'esecuzione di capi mastri che non avevano ben precise quelle che erano le regole canoniche della distribuzione degli spazi. Adesso faccio seguire una carrellata di immagini che sono tratte appunto dall'esame di disegno e rilievo che è stato eseguito. Questa che vediamo è una prospettiva che è visibile sulla parte sinistra in basso, quella che era praticamente un vano aggiunto, una superfettazione che è stata tolta recentemente negli anni in anni recenti, per cui hanno liberato la facciata da quello che era appunto questa incoerenza. Questa è la pianta del piano terra, che indica appunto un'impostazione dove vediamo il porticato a distante, molto ampio, stiamo parlando di 20 metri abbondanti per 8 dimensioni. L'impianto del fabbricato è disassato, nel senso che non c'è un'ortogonalità nelle murature, perché risultano tutte quante leggermente spostate. Questo è il primo piano, dove praticamente si divide in tre stanzoni nella parte retrostante, mentre sul fronte abbiamo questo grande vano che adesso lo vediamo diviso da tre partizioni murarie che in realtà poi sono state tolte anche queste in tempi recenti. Il vano scala lo troviamo separato a destra. Ecco, questo è il sottotetto è presente praticamente sopra la zona del porticato del primo piano, questo grande vano, e anche qui è diviso da alcune schermature che
veniva utilizzato naturalmente per il deposito di granate di contatto. Questo è il prospetto principale. Adesso vado un po' veloce. Questo è il prospetto dove vediamo che c'è un'uniformità e una certa simmetria anche dei fori e delle finestre. Questo è il prospetto sud, dove invece qui si denota una certa disomogeneità nella disposizione dei fori, e possiamo vedere anche l'andamento non speculare delle falde di tetti, che sono anche queste disassate sulle pendenze e sulle lunghezze. Questo è il prospetto nord, dove si vede praticamente l'arco a tutto sesto con sullo sfondo il camino, e qui le finestre sono allineate sulla sommità dell'arco. Le sezioni, dove si può vedere praticamente l'altezza notevole delle stanze, stiamo parlando di 4 metri all'interno, e la stanza con praticamente il sottotetto, lo vediamo a destra, mentre le stanze sul retro sono tutte quante a questa altezza con soffitto praticamente a vista. Questi sono i dettagli, che poi abbiamo praticamente un dettaglio della colonna più stanca, un caminetto che è presente, uno dei santi che sono presenti all'interno della villa, e la scritta dove compare praticamente la dicitura dell'anno 1567 sul cammino del primo piano. Andando avanti, ecco, qui adesso compare praticamente questa che è una telemetria che purtroppo non è ben chiara, non è leggibile, è sempre tratta dalla tesi di laurea di Sala, e dove c'è praticamente la localizzazione degli affreschi. Allora, all'interno della villa troviamo una serie di cicli di affreschi che sono importanti, diciamo, per il periodo storico, e ne abbiamo in particolare sul porticato, dove abbiamo praticamente una fascia decorata nella parte sommitale, nella parte alta, dove ci sono dei fregi intervallati praticamente da tutta una serie di storiature. Troviamo principalmente su questo salone quelle che sono praticamente delle raffigurazioni bibliche derivanti dal libro della Genesi, e sono un totale di 11 raffigurazioni, di 11 scene. Ne elenco alcune: possiamo trovare il peccato originale, la cacciata del paradiso terrestre, Adamo ed Eva dopo la cacciata dell'Eden, l'uccisione di Abele da parte di Caino, abbiamo l'arca di Noè, l'ebbrezza di Noè, la costruzione della torre di Babele, l'annunciazione e la distruzione di Sodoma e Gomorra, Lot e le figlie che fuggono appunto da Sodoma e Gomorra in fiamme, il sacrificio di Isacco, e c'è un ultimo praticamente raffigurazione che non si può interpretare perché è andata praticamente distrutta dagli eventi atmosferici dal tempo. E questo per quanto riguarda appunto il ciclo di affreschi che troviamo sul porticato. All'interno delle sale troviamo un altro ciclo di affreschi con praticamente delle decorazioni, queste più di raffigurano più delle scene mitologiche. Possiamo trovare, vediamo, ecco questo, che è il re Adone, quelle altre sono delle raffigurazioni di Erme, che sono sempre delle decorazioni, delle partizioni architettoniche all'interno della villa, e c'è da dire che praticamente queste sono dei cicli pittorici che sono tipici del periodo della metà Cinquecento, grosso modo, e sono riprese su molte ville storiche dell'epoca, e un'attribuzione certa dal punto di vista dell'esecuzione è difficile poterla dare. Si parla che molto probabilmente i cicli
pittorici siano della bottega di Gian Battista Zelotti, che era un pittore veneto di origini veronese, appunto di questo periodo storico, che ha lavorato su molte ville in tutto il Veneto, e fra cui anche Napoleoni e la villa di Ugo, e per cui molto probabilmente sono attribuibili a questa mano. E all'interno delle stanze troviamo appunto questi cicli pittorici, ci sono delle raffigurazioni di scene campestri, di scene derivanti da testi sacri, e questo lo troviamo in maniera abbastanza cospicua su tutto il pian terreno. Il primo piano invece presenta delle decorazioni meno elaborate, sono delle decorazioni più leggere, però anche in questo caso si può notare come tutta una serie di cicli di pitture siano stati utilizzati all'interno della villa. E addirittura ci sono dei punti in cui trastaiono anche su strati di pittura più recente delle pitture più antiche, però sono difficilmente databili e anche, come dire, difficili anche da attribuire. E volevo lasciarvi con delle riflessioni su questa villa, per capire un po' quale potrebbe essere anche il futuro che potrebbe avere, l'interesse che potrebbe destare appunto anche nei confronti del paese, di quella Rocchette. La prima è una frase di Tadio Paz, che è un scrittore messicano, vincitore del premio Nobel. La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La memoria è un presente che non finisce mai di passare. La seconda frase, invece, attribuita a Papa Francesco: il nostro cuore si identifica nella memoria di quegli uomini e quelle donne che ci hanno fatto avvicinare a sorgenti di vita e di speranza, a cui potranno attingere anche quelli che ci seguiranno. È la memoria dell'eredità ricevuta che dobbiamo a nostra volta trasmettere ai nostri figli. Un'ultima frase: senza passato non c'è futuro, poiché non c'è una identità da rivendicare. Ecco, questo edificio potrebbe essere proprio una identità di Piovene Rocchette da tramandare ai posteri, e penso sicuramente è un bel modo, insomma, di poter anche presentare il nostro paese nei confronti anche di eventuali itinerari, come diceva prima l'architetto Priante, per cui è un vanto, insomma, per me. Grazie.